Dunque Pescara bello di notte, pari in rimonta 2-2, qualificazione strameritata, ottimo secondo tempo, ma anche il primo non è stato affatto da buttare, a parte i regali, una costante non da oggi né da ieri, purtroppo qualcosa che si ripete ormai da anni. Altri due gol incassati, sono 45 dall'inizio della stagione, ma il Pescara ha visto l'opera col Gubbio, è piaciuto tantissimo, specie nella ripresa, per qualità, giocate alcune davvero di alto lignaggio nello stretto come mai era capitato di ammirare, e poi il ritmo, l'intensità che quasi sempre hanno fatto difetto, una significativa dimostrazione di carattere, attributi, garra, tanta lucidità, 20 minuti con l'uomo in meno, espulso D'Ursi, senza soffrire, zero patemi, insomma il miglior viatico per affrontare il match con la Feral Pisalò, terza del girone A e una delle 5 teste di serie del primo turno dei playoff nazionali. I lombardi hanno totalizzato 69 punti frutto di 20 vittorie, 9 pareggi e altrettanti KO, di cui 2 in casa e ben 7 in trasferta. Terzo migliore attacco, 56 gol, proprio come i biancazzurri, che nel frattempo hanno toccato quota 60. Terza difesa meno perforata del girone A, con 29 reti. Rosa piuttosto esperta, con i vari legati, Eros Pisano, ex difensore di Palermo e Verona in A. Gli attaccanti Siligardi, Guerra, Miracoli e Luppi. Il centrocampo ruota intorno al regista Federico Carraro, ex Teramo, scuola fiorentina, già nell'Imolese che con Alessio Dionisi sfiorò una memorabile promozione in B nel 2019. Centrocampo e attacco sono i reparti più competitivi. Sistema di gioco 4-3-1-2. Di solito tra le linee agisce Siligardi, che non ha bisogno di presentazioni, oppure di Molfetta, classe 96, cresciuto nel Milan. L'ex è Loris Bacchetti, abruzzese di Guardia Grele, classe 93. Lanciato da Zeman, schierato titolare in 3 partite di quel campionato irripetibile 2011-2012, Bacchetti aveva appena 18 anni. Il tecnico è Stefano Vecchi, che Pompetti conosce benissimo, essendo stato alle sue dipendenze nella primavera dell'Inter, all'attivo insieme uno scudetto primavera e un Viareggio. Vecchi ha già incrociato il Pescara in B, da allenatore del Carpi, poi sostituito da Pillon. 30 novembre 2013, 4-2 per i biancazzurri, marcatori Brugman, due volte Maniero e rete di Matteo Politano, per gli emiliani Concas e Di Gaudio. In campo col Carpi c'era anche Ledian Memushei. Insomma, diverse curiosità, come quella legata alla mezzala Denis Ergeligiu, che si è laureato campione d'Italia con la Berretti della Feral Pisalò il 14 giugno 2018 nella finalissima disputata al centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo, 4-2 contro il Livorno. Storico tricolore e grandissima soddisfazione per un club giovanissimo nato soltanto nel 2009. Domenica prossima, 8 maggio, prima gara all'Adriatico con inizio alle 19, ritorno a Salò giovedì 12 maggio alle 20:30. Senza l'infortunato Drudi e lo squalificato D'Ursi fermato per 2 giornate, il Pescara dovrà vincere almeno una partita. In caso di parità complessiva al termine dei 180 minuti, niente supplementari, ai quarti si qualificherebbe in quanto testa di serie la Feral Pisalò.